Con un gol segnato da un terzino, allo scadere dei primi 45 minuti, il Napoli ha sconfitto la Juventus al San Paolo ed è restato solo al comando della classifica. Il successo, di strettissima misura, ottenuto per di più con un difensore, rispecchia fedelmente la condotta di gara degli azzurri. La loro partita ha infatti rivelato l'insufficienza realizzatrice del reparto d'attacco, che però ha creato, soprattutto nel primo tempo, diverse azioni pericolose. La Juventus, che nella ripresa ha fatto registrare una marcata superiorità territoriale, ha avuto due volte a disposizione il pallone del pareggio, incredibilmente sprecato in entrambe le occasioni. L'inflessibile rigorosità delle marcature ha frantumato l'incontro in lunghi e accesi duelli individuali, togliendogli l'ariosità delle manovre. Sormani, Ghio e Altafini, francobollati da Marchetti, Morini e Furino, non hanno avuto respiro, così come Haller, Anastasi e Bettega sono stati annullati da Pogliana, Panzanato e Monticolo. Soltanto Cucureddu, per la scarsa vena di Bianchi, che doveva controllarlo, ha avuto assoluta e continua libertà, abilmente sfruttata sia in fase offensiva che di difesa e di suggerimento per i propri compagni. Capello ha cercato tenacemente di riannodare le trame bianconere, ma gli è mancata la necessaria incisività nelle conclusioni. Il quarto d'ora iniziale ha visto ciascuna squadra decisa a prendere il sopravvento, ma è stato il Napoli alla fine che l'ha spuntata. Il primo vero pericolo corso dagli ospiti è stato causato da Altafini, una delle rare volte che si è sganciato dal proprio custode. Su un suo cross teso è Morini che anticipa ad un soffio l'entrata di Dio. Altro momento favorevole per i partenopei al 17°. Su spiovente di Monticolo, Altafini manda fuori di poco. La Juve risponde con innocui tiri da lontano. Ed eccoci al gol. Mancano 50 secondi al riposo quando Morini interviene fallosamente su Ghio e Robello fischia. La sinistra batte magistralmente Sormani. La palla supera la barriera e Pogliana insacca di testa con felice intuizione. Non c'è neanche il tempo di rimettere al centro, che si va agli spogliatoi. Al ritorno in campo sembra che gli azzurri, con un Sormani in crescendo, vogliano legittimare il vantaggio con una franca supremazia. Viceversa è la Juventus che si fa progressivamente minacciosa, costringendoli ad arretrare. Con la tenacia che gli è abituale, Anastasi guida la controffensiva bianconera, ma al suo dinamismo corrisponde oggi una mira imprecisa. Se ne ha conferma al 12°, quando fallisce clamorosamente il bersaglio. Panzanato entra a vuoto sul centro di Bettega e il centravanti manda a lato con la porta spalancata davanti. Un prolungato assolo di Altafini offre un po' di tregua ai difensori partenopei, ma è sempre la Juve a menare la danza. Dopo che Haller aveva mancato un'altra buona occasione al 18°, triangolazione volante Furino Cucureddu Bettega, che di testa impegna Zoff in una difficile parata. La squadra torinese avanza anche con i terzini ed specialmente Furino che si mette in luce, tuttavia i padroni di casa controllano la partita con sufficiente sicurezza, anche se Anastasi in questa fase riesce più spesso a liberarsi della guardia di Panzanato. Perfino Altafini, eccolo sforbiciare in angolo, va a dar manforte nella propria area. Negli ultimi minuti però Sormani rompe di frequente l'assedio degli uomini di Picchi e, rallentando sapientemente il ritmo di gioco, conduce in porto la preziosa vittoria azzurra. Picchi, che cosa ha da rimproverare alla sua squadra per questa sconfitta? Ma niente, ho una piccolezza che però è costata la partita, cioè l'ingenuità sulla punizione subita allo scadere del tempo, che secondo me non abbiamo affrontato la situazione con la dovuta accortezza e precauzione, cioè abbiamo subito un gol un pochino da ingenui. Poi per il resto la squadra ha giocato bene, ha corso, ha tenuto il campo, soprattutto il secondo tempo ha giocato molto bene. A nostro avviso ci sono state delle occasioni mancate, quella di Haller per esempio, quella di Anastasi. È già un merito averle create, purtroppo nel calcio si sbaglia e quindi quando si sbaglia a gol si può anche perdere la partita, ma è successo oggi. Anastasi, forse la sua squadra oggi ha mancato il pareggio per... diciamolo pure. Dico la colpa a me, perché insomma, è stata una delle più brutte giornate che abbia fatto il campionato. Insomma, non ho fatto niente che potesse servire per i miei compagni. Ho giocato malissimo, ho sbagliato un gol facilissimo. Beh, lei è in un momento di sconforto adesso, noi volevamo semplicemente sottolineare il fatto che è stato effettivamente sfortunato e che se lei fosse riuscito a realizzare quella rete adesso non si parlerebbe di sconfitta della Juventus ma di pareggio al San Paolo, non le sembra? Questo volevamo dire. Malgrado gli sbagli che abbiamo fatto, penso occasione da gol abbiamo avuto.
insomma, se si può leggere, non penso che ci sarebbe stato niente da recriminare. Signor Chiappella, col gol di Pogliana, oggi il Napoli è primo in classifica. Beh, questo è un fatto già importante. Comunque, a parte la classifica, l'importante era battere questa Juventus, che per me è, rimane sempre la più bella squadra che c'è nel campionato italiano. Comunque dei parliamo miei, del Napoli. Dei miei hanno tirato una vittoria proprio coi denti, con la volontà, direi. Dopo aver fatto il risultato hanno cercato con la calma più possibile di mantenerlo fino alla fine. Ci sono riusciti e penso che anche se forse la Juventus pareggiava non rubava niente, anche per il lavoro che hanno fatto i ragazzi, penso che se lo meritassero. Io mi auguro che rimangano ancora lì. Cioè perché, prima in classifica? Beh, almeno ancora per un po' di tempo, anche perché mi pare che il Napoli in quelle situazioni non ci sia mai trovato.